Ciao a tutti, in questo video guarderemo insieme un po' di offerte di vari giornalini. C'è Macro Librarsi, c'è il giornalino dell'Esselunga, della Coop e anche altri. Adesso ovviamente sto riprendendo in un modo che guardo le cose io, poi in fase di montaggio spero che non risulti brutta come inquadratura, ma la girerò in modo che possiate vederli voi, che siano a favore vostro. Cominciamo con Macro Librarsi. Premetto, sto registrando in cucina, non vuole essere un video ASMR, quindi non baderò ai rumori, non farò tagli. In sottofondo sentite il frigorifero, il riscaldamento, quindi spero che vi rilassi comunque e che vi sia utile guardare insieme le offerte, ma vi ripeto, non è un video ASMR. Allora, il giornalino di Macro Librarsi. Vediamo cosa c'è. Propongono olio di mandorla, crema di mandorla, mandorla di Torritto in guscio. Ovviamente i prezzi di Macro Librarsi non possono essere gli stessi degli altri supermercati, anche perché Macro Librarsi ovviamente si occupa solo ed esclusivamente di un certo tipo di prodotto, quindi ovviamente Macro Librarsi tratta un altro genere di prodotti, quindi non può ottenere sicuramente prezzi bassi come succede per altri supermercati, insomma, che hanno un potere contrattuale ben diverso nei confronti delle aziende. Allora, vediamo un po' qua cosa ci propongono. Vabbè, gli eventi del 2020, chissà se ci saranno. Nami, emozioni olistiche, centro bioestetico. Ma passiamo agli oggetti che sono in sconto. Ah, lo sconto 20% è un buono sconto, sulla Veleda. Per esempio, la Veleda si trova anche all'Esselunga, però non ha dei prezzi bassissimi, anche all'Esselunga ovviamente, insomma, probabilmente è proprio una questione di azienda. E c'è il 20% su un sacco di cosine: crema nutriente, olio per massaggi all'arnica, lip balm, balsa. Questo l'ho provato, non è male, ma non mi ha fatto impazzire. Olio armonizzante alla rosa moscheta, skin food light, crema viso e corpo. Olio nutriente all'olivello spinoso. Ecco, l'olivello spinoso mi è piaciuto moltissimo, anche se adesso sono a posto con gli oli perché ho ancora da iniziare l'ultimo olio di monoi che ho acquistato. Olio rilassante lavanda, olio per massaggio all'arnica. Ah, è una confezione da 200 ml, ok. Olio rivitalizzante alle Nutella, olio rinfrescante al limone. Poi qua invece ci sono le offerte di Alma Cavio. Quello che sentite adesso è uno dei miei gatti che sta tossendo. E dunque, shower, shampoo e birra, Marsiglia liquido mani, detergente intimo. Ok, abbiamo tutti i vari prodotti, soprattutto detergenti di Alma Cabrio Bio. Poi qui abbiamo invece le offerte del 15% sulla marca Bema. Bema White schiarente viso. Bema Cosmetics, cioè, questo è interessante, però 33 euro è un po' cara per me. Allora, viso anti-age, belle mani biocrema, deodorante, maschera rinforzante, muschio, Bema Biohair. Questi sono tutti prodotti al 15%, crema EcoBio, eccetera, eccetera. Poi c'è lo sconto 15% anche su Bioofficina Toscana. Mi piace, questa marca l'ho usata in vari prodotti. Crema gel viso alla malva, olio cellulite al peperoncino, poi che c'è? Scrub, labbra goloso, balsamo barba, ok, idrolato di cipresso, poi c'è crema labbra riparatrice golosa, ci picchia, questa l'ho segnata perché 5,87 euro, presa veramente super bene e ce l'ha. Andiamo ad evidenziare detergente viso purificante, balsamo lisciante, lozione Ricci Definiti 8,67. Anche questa è presa bene, ma adesso sono a posto con i prodotti per i capelli. Idrolato di eucalyptus, shampoo rinforzante e poi adesso vanno tutte queste cose, shampoo solido che non so,
Non mi ispirano moltissimo, anche se so che magari si riduce molto il packaging. Poi c'è questa marca, aspettate. Allora, c'è questa marca che si chiama Away. Non la conosco, è la prima volta che la vedo. Pasta elastica per i capelli, fluido piatti per mano, bagno capillare volumizzante, pasta modellante. Questa è molto specializzata, mi sembra, sui capelli. Però c'è anche Aroma Pot Tisaniera. Oh, che bellina questa, però 30 euro. È un po' troppo cara. Però carina, perché io mi faccio le tisane in filtro e vabbè, mi faccio giusto la tazza. Invece questa qui, se uno si fa delle tisane curative da bere anche durante la giornata, ne viene un po' di più. Tonico viso, vabbè, il target è altino, di questa marca, non costa pochissimo. Poi abbiamo B Quantic, crema viso biogeneranti, questa ancora di più, si va su, vedete, 42 euro una crema, poi magari sono ottime, è che magari io in queste cifre qui adesso non le spendo, non le posso spendere nelle creme. Poi abbiamo Alma Briosa, mentre invece Alma Briosa è un pochino più economica. Filler riempirughe, contorno occhi e labbra. Ma questa potrei anche segnarmela e andarla a guardare sul sito dove si vede anche tutto l'inci, tutti gli ingredienti. Ecco, quello che c'è di bello su Macrolibrarsi è che sotto ogni prodotto c'è una bella descrizione, ci sono tutti gli ingredienti. E questo è molto utile, insomma, per chi sta attento a certe cose. Latte tonico, crema idratante 4 bacche, crema mani, crema nutriente antirughe. Questa mi sembra un buon prezzo. Poi abbiamo marca Stai Bene, anche questa non la conosco. Olio solido all'aloe vera, Contracell, fiore pediluvio lavanda, olio solido, qui hanno un sacco di oli solidi. Fiori di Bach frizzanti da bagno, fiore energizzante frizzante. Ok, questi qui sono monodose con tipo bombe da bagno. Poi abbiamo la linea Rayasana. Questa ne ho sentito parlare molto bene e può essere da provare eventualmente. Abbiamo crema viso pelle mista e grassa, siero viso anti-age all'acido ialuronico. Shampoo, vari tipi di shampoo, balsamo capelli, maschera, crema viso, pelle secca e sensibile. Ecco, questa magari me la posso segnare, che adesso ce l'ho le creme, però c'è cioè quella che sto usando adesso mi piace molto, devo dire, però credo che sia un po' troppo intensa, cioè la devo usare una volta al giorno e basta perché se no mi vengono i bollicini. Allora, questa è la linea basica. Gli integratori per chi vuol fare appunto una dieta per riequilibrare il pH. E c'è Basical Vita, polvere alcalina di calcio, magnesio e zinco in bustine con vitamina B2, minerali, elementi, vitamina C, minerali, sono vari prodottini. Poi abbiamo un po' di prodotti proprio Macrolibrarsi e sono prodotti alimentari. Fiocchi d'avena, semi di zucca, quinoa, riso integrale soffiato bio, semi di sesamo italiani, farro soffiato bio italiano, sono tutti prodotti italiani. Lenticchie verdi dell'Umbria, mandorle sgusciate biologiche, gallette di mais. Tutto scontato del 15%. Poi abbiamo invece la linea Salumoni, bevanda di cicoria per moka, cicoria e tarassaco, caffè verde per moka, caffè ginseng, caffè alla cannella bio, caffè canapa per moka. Quante cosine buone, interessanti. Vedi, fa soprattutto caffè questo Salumoni. Cicoria solubile, mi ero informata perché ero curiosa di provarla, però pare che se si ha un po' di problemi di gastrite non era proprio ideale, mi sembra. Quindi ho lasciato perdere, tanto il caffè lo bevo solo la mattina adesso. Poi abbiamo Fattoria della Mandorla, anche questo col 15% di sconto e hanno tutto sulle mandorle, vedete, crema mandorla e semi di zucca, mandorlato bianco, crema di mandorla e cacao.
mandorle arachidi, mandorlata pelata, mandorla di torrito pelata, eccetera, eccetera. Qua abbiamo invece quelle, a me per esempio le mandorle pelate non piacciono, mi piacciono quelle integre perché le trovo più saporite. E qui ci sono varie creme, crema integrale alla curcuma con olio di mandorla. Che robine strane, mi incuriosiscono molto, devo dire. Crema al cioccolato fondente. Poi qua abbiamo la marca Fior di Loto. Ah, questo addirittura l'olio extravergine col 26% di sconto. Addirittura qui la maionese hanno. Fiocchi integrali, bio di avena, crema di nocciole. C'è un sacco di cosine, eh? Ah, qua si è rotto. Poi, Diofilia, semi di zucca bio, riso basmati integrale bio, miglio soffiato, a me piace il riso integrale, però ragazzi, cioè, farlo cuocere non so quanto ci metto, magari me lo appunto e vado a leggere i tempi di cottura. Farro soffiato, riso integrale soffiato. Sale rosa dell'Himalaya, riso rosso integrale, biologico italiano. Quinoa, io proprio la quinoa non la sopporto, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Poi qui abbiamo tutta una serie di libri con lo sconto 5 perché non è più possibile vendere libri con sconti super alti. Qui si era già visto che abbiamo lo sconto 15 su Rasaia. E qua c'è appunto un riepilogo delle varie aziende che hanno fatto un po' di offertine, quelle che abbiamo già visto. Novità, Bio Champion, barretta Fit & Go con sesamo, arancia e guadanà, barretta arachidi, cranberries e maca. Ah, bellina anche queste. Energy bar, canapa, anacardi e fave di cacao. Certo costicchiano un po', cioè 2,50 € l'una. Vabbè, dice, mangi quella, però non sono economicissime. Va bene, adesso passiamo ad un altro giornalino che ci guardiamo la COP. Fatemi vedere se mi rientra tutto in inquadratura. Sembra di sì. Ok, guardiamo le offerte della COP dal 12 al 23 novembre. Quindi devono ancora iniziare queste offerte qua, eh? Quindi qui andrò proprio a sottolineare perché noi andiamo a fare la spesa sia alla Coop che all'Esselunga. Bresaola, vediamo un po' cosa c'è. Queste sono tutte super scontate, detergente piatti. Questo lo potrei segnare per la mamma perché da ora col fatto che c'è la chiusura maggiore, devo andare a fare la spesa io per la mamma perché finora riusciva qualcosina ad andare insieme al fidanzato, ma ora il fidanzato non può venire a trovarla. Quindi è un dramma, devo dire, ragazzi, per una persona anziana col minimo che aveva di vita sociale adesso non ce l'ha più. È veramente un casino. Vabbè, sorvoliamo in questa linea qua. Carta igienica salva spazio, no, uova medie fresche, no, qua non c'è altro a parte il detersivo per la mamma. Poi scelti per i soci. Allora, lenticchia dell'Umbria, sconto 40%. Questa. Le lenticchie, tanto che non le mangio, mi piacciono molto. Poi abbiamo il baccalà salato, sconto 40%. Anche questo è molto interessante, non so voi, ma io il baccalà lo amo alla follia. E poi abbiamo scontato del 40% anche il pecorino, che a me piace molto, ma non lo compro per me, ma sempre per la mamma. Io cerco di sto cercando anche di limitare un po' i formaggi in questo periodo che sto facendo chiamiamola dieta. Sto cercando di disintossicarmi un po', eh. E quindi anche i formaggi li sto un po' limitando. Poi qua c'è tutta la linea rana, che però io non compro niente della linea rana, se sinceramente preferisco acquistare, non compro quasi mai tortellini o robe varie, ma se li compro preferisco di gran lunga i prodotti proprio a marchio Coop, il fior fiore, secondo me sono fantastici, sono una linea veramente eccezionale.
Poi abbiamo il pellet, è preso bene, lo potrei anche comprare, anche se adesso allo studio ci sto veramente poco. Poi qua scelti per i soci, vabbè, qui ci sono tutte le varie offerte, panettoni, spumanti e vini, è già presente, vedete il cesto, quello che contiene tutti i prodotti di alta qualità della Fiorfiore e costa, cioè, praticamente 14 euro e mezzo, sono scontati al 50%, quindi sono veramente presi bene, bene, bene. E qui praticamente ci sono i paccheri, fusilli, ragù di carne, cipolle borretane, carciofi crudi, filetti di tonno, funghi porcini, taralli, vino biologico e Valdobbiadene Prosecco, 14 euro e mezzo, è veramente preso strabene. Poi, qua ci sono un po' di frutta, verdura, ma tanto la frutta e la verdura non me la segno, vado lì e guardo, cioè so cosa mi manca e poi vado lì al banco e prendo lì per lì quello che mi manca. Poi ovviamente qui è Coop Fi, quindi è sulla Toscana questo giornalino, non so se in altre parti d'Italia fanno anche lì delle offerte speciali, specifiche proprio. Comunque c'è il 25% su tanti prodotti toscani, speciale toscana. Solo che io queste cose qui tutte pronte magari non le faccio. Sconto 25 sui semi Dream Fruit, orate allevate ad Orbetello. E poi qui c'è un po' di carne. Anche qua vedete c'è tutta roba un po' pronta. Sono tutte cose che io non compro, cioè non compro quasi mai, ho le cose pronte. Formaggio tris di latte, ricotta di pecora. Allora, anche questa è un'azienda toscana, l'Arbi, anche se a me, lo devo dire, mi dispiace, ma no, non mi piacciono molto i prodotti Arbi, anche perché fanno tutto già condito. Non c'è verso di comprare roba, solo pesce, e a me di prendere cose già condite non mi va, me le voglio condire da sola. Quindi focaccia integrale, farro bio, torta di ceci, che qui da noi si chiama la cecina, tre basi rosse, forneria mediterranea. Ah, questo è interessante, anche perché adesso appunto a mangiare la pizza fuori non si va. La pizzeria che adoro, non so se non possiamo andare a prenderla lì perché rimane fuori dal nostro comune. No, vabbè, ragazzi, è diventato un casino anche qui. È tutto complicatissimo, sorvoliamo di nuovo sull'argomento. Poi vediamo se c'è la linea Mucchi con lo sconto 40%, filetti di alici, ecco filetti di baccalà albatros, chicche di patate, integrale omega 3, pastificio Fabia Belli, pasta toscana. Ecco, questo è interessante perché mi è stato consigliato di ricominciare a mangiare più integrale, anche se ragazzi, cioè spero di non rifare accumulo dal nickel, perché quando ho fatto l'accumulo dal nickel mi è stato tolto tutta la roba integrale. Adesso invece la naturopata mi ha detto che devo mangiare roba integrale per riequilibrarmi un po', però speriamo bene, cioè qui non si sa mai dove andare a finire, però ecco, magari potrei ricominciare a usare anche un po' di pasta integrale oltre al pane. Poi qua sulla linea pasta di semola grano duro antichi poderi toscani, spaghetti al nero di seppia, straccetti e fregola. Pasta alla tosca, è abbastanza buona anche questa. Pasta di farro integrale bio, anche questa, oddio, non è pochissimo, però 1,79 euro, allora meglio questa qua, però il farro si sa costa di più. Vabbè, no, questa no. Poi qua abbiamo i vari oli, ma noi abbiamo appena comprato l'olio da un'amica che ha un podere e lo fa lei, quindi ce l'ha già portato. Ecco, sconto 20% sulla linea legumi toscana in tavola. Questo è interessante, perché comunque vasetti di legumi pronti sono sempre validi. Allora, questi sono i cantuccini della vecchia Firenze che sono buoni effettivamente, ma non sono a livello dei cantuccini della Fiorfiore Coop, quelli sono il top del top. Poi c'è il caffè espresso Corsini. Allora, se voi è una marca molto buona la Corsini, ve la straconsiglio, veramente, è molto buona. Noi abbiamo la macchinetta che
che ci vanno quelle della Nespresso, le cialdine della Nespresso, quindi non lo compro più, ma prima compravo il Corsiniera, ottimo. Poi succo di mirtillo nero selvatico, il baggiolo, ecco, questo è da guardare. Questo qui, frutti di mirtillo, sembra interessante, devo vedere che non ci sia lo zucchero, perché non voglio bere bevande con l'aggiunta di zuccheri. Qua i vini li saltiamo a pe pari, tanto in questo momento non lo posso bere. Allora, Asciugatutto Tuscany, 1,46 € al 40%. Poi abbiamo Corpo e Gesti, il 25% su tutta la linea. Liquore Mirtillino, Carta Igienica Tuscany, sconto 40%. Qui abbiamo le offerte sulle carni, clementine, fagioli, cannellini e ceci, ma per adesso non ho voglia di comprare roba da cuocere, anche perché comunque li ho già cotti e preparati. Poi qua c'è tutte le offerte dei prodotti freschi, della carne, prodotti scelti per i soci, vediamo un po'. Zuppa, salmone, meno 30. Trance di verdesca, bastoncini. Non c'è niente che mi interessa qui. Tutte le cosine sconto 40, gorgonzola, latte, granarolo, ma non sono marche che io uso. Poi sempre scelti per i soci, ci sono sempre tutti i prosciutti vari. La Buitoni a me non piace assolutamente, mi dispiace per la Buitoni, ma non piace proprio, la trovo la pasta Buitoni, la sfoglia la trovo unta bisunta, proprio non mi piace. Barilla, 52 centesimi la pasta integrale. Ok, guardiamo un po', quando vado a fare la spesa valutiamo. Sconto 40% sul riso scotti, il grezzo sconto 40%, questo è buono, come olio, lo uso per cuocere, ma è buono. Maionese non esiste in casa mia. A bracci 1,67 €. Questo magari per Luigi, che lui ogni tanto, anzi ogni spesso, i biscottini li mangia molto, ogni spesso. Questa, ecco, anche questa, la Galbusera secondo me sta facendo dei prodotti veramente buoni, e buoni così sono tutte le linee, diciamo, dietetiche, quelle senza zucchero, senza quello, senza quell'altro. Ora io non lo compro perché non li sto mangiando i biscotti in questo periodo, però ve li consiglio. Poi Bauli, Mr. Day, Oreo, Kimbo. Ecco, il Kimbo invece come caffè mi fa veramente schifo. Non mi piace per niente. A me mi dispiace dirlo, ragazzi, però devo essere sincera. Quello che mi piace lo dico, quello che non mi piace, io non ci guadagno niente. Ma devo essere sincera, proprio non mi piace per nulla. Sconto 40 sull'Isoform. Dash, Lenor, Elvive, Infasil. Viscas, no, anche qui non c'è niente che mi interessa. Anche il cioccolato lo saltiamo a pie pari. Tutta roba di cioccolato. Fammi vedere se c'è qualcosa che mangia Luigi. No, non c'è niente delle cose che mangia lui. No, questi assolutamente no. Ecco, vediamo qua. Perugina, cioccolatini. Ecco, potrei prendere una cioccolatina fondente per la mamma. Oppure, ecco, guardiamo la Novi o la Perugina. Si guarda che magari la cioccolata fondente la mangia volentieri ogni tanto. Raccogli punti, non mi interessa. Io le offerte di raccolta punti le salto abbastanza a pie pari, perché nel senso non, cioè, prendo le cose se mi servono, e se non mi servono non le prendo. Non è che compro le cose perché ci sono i punti. Ultimi giorni, accelera la collezione acquistando punti sprint. Qui c'è un po' di tutto, fammi vedere se c'è qualcosa di interessante, ma non sto vedendo niente che mi interessi. Anche qua.
Bagno doccia. Ecco, questo sì, però. Questi sono i croccantini generici che compriamo. Questi e gli altri Brekkies, quelli generici per i gatti che tra virgolette non hanno particolari problemi. Prendiamo i Brekkies urina, che favoriscono, aiutano il sistema urinario, e poi a volte alterniamo con l'ultima. E qui ci sono i bollini, vabbè, i bollini sono quelli dei punti anche della scuola che li do alla mia amica che ha la bimba. Il bobinone l'ho già preso, con le calze donna, no, il durex non mi interessa. Poi qui abbiamo piumini, ciabatte, ma questi ora non mi servono perché tanto me li sta mandando Shein, per fortuna. Allora, qui abbiamo, vabbè, padelle, robe varie, scopette, lavatrici, completi letto. Allora, offerte valide nei superstore, quindi Ipercop. Abbiamo Arte Bianca. Allora, questi qui, i triangolini alla soia, sono di un buono, ragazzi. Sono veramente troppo buoni. Non li mangio, sempre perché non sto mangiando biscotti. E voi direte, ma cosa mangi? Cosa mangio? Bella domanda. Verdura, un po' di carne, un po' di pesce, pane. Io mangerei pane e olio dalla mattina alla sera. Poi, questi comunque anche per Luigi, e sono veramente, io se li trovate, i triangolini alla soia sono buonissimi. Anche qua di nuovo c'è il vino, lo saltiamo a piè pari, purtroppo, perché no, non avete idea di quanto mi costi fatica rinunciare al vino, perché mi fa più fatica rinunciare, ragazzi, a bere il vino piuttosto che a mangiare dolci, cioccolate e robe varie. È la cosa che mi fa più gola di tutte è quello. Additivo mochino, no, anche qui non c'è niente che mi interessa. Palmolive, L'Oreal, palette, assorbenti, confetti, LOL present. Allora, maglie intime, mezza manica non ci interessano. Tappetino bagno, ma questo potremmo valutare, perché cominciano ad averla avuta i tappetini del nostro bar. Fornetto, pattumiera, tessuto in finta, poltrona, flori. Questa è bellina, ma ormai non è che mi serva molto. Allora, siamo arrivati alla fine. Black Friday, ci sono tutti gli oggetti, sempre dentro. Poi qua, riservata ai soci, sono i vari cesti regalo per Natale. Tanto non faccio regalo a nessuno. Ok, allora, questo lo mettiamo sotto. E adesso passiamo a vedere le offerte dell'Esselunga. Poi c'è, da un po' è arrivato anche questo nuovo supermercato che mi sembra molto interessante, solo che lo devo trovare, è in centro a Montecatini e quindi non mi torna tanto comodo andare in centro. Dunque, l'Esselunga offerto dal 12 al 21 novembre. Vediamo un po' che c'è. Pasta all'uovo, le matasse del verde, olio extravergine, parmigiano, pisellini novelli, filetti di merluzzo. Ma ah, guarda i carciofini della Poli, l'azienda dove lavora mio marito. Ecco ragazzi, ve l'ho detto tante volte, è una marca fantastica, hanno un'attenzione sia ai diritti dei lavoratori che sia alla qualità del prodotto, che non ci si crede, cioè veramente compratela, è un'azienda che è veramente super seria, comprate queste cose tranquillamente e con fiducia perché sono veramente ottimi i prodotti. Qua cominciamo a vedere pandori, panettoni, le gocciole. Queste forse le mangia Luigi. Queste a colazione a volte le mangia, gli piacciono. Dixan, Pril, Finish, Gigapack. No, anche qui non vedo niente che mi interessa. Sottocosto, vabbè, vari prodotti, Pampers, linea seta, Mentadent. Altre offerte. Tortellini top, burro contadino, questo è molto buono, ma anche il burro io non lo sto più mangiando.
Pasta di semola Barilla 0,59, olio cuore, le arachidi, quelle non tostate, io le ho comprate, il problema è che se non si mangiano subito si ammosciano a stare in casa. Alla tonnotto, delicious, per ora le acciughe ce l'abbiamo, anche qui non c'è niente che mi interessa. La coppa del nonno, praline, torroncini, torrone, ecco il torrone friabile. Friabile, ok, segniamo il torrone friabile alla mandorla che è il nostro preferito. Se proprio devo mangiare un dolcino mi piace il torrone alla mandorla, però non mi garba quello morbido, mi piace quello friabile. Santal, bevanda a base di frutta, però io devo trovarmi delle bevandine, le avevo già trovate, bisogna che ricompri quelle. Fra l'altro avevo fatto anche un video dove parlavo delle bevande per sostituire il vino perché avevo già fatto un periodo di disintossicazione e a me bere l'acqua durante i pasti non piace. Poi Infasil, Lora, Elvive, tutta roba che non uso, Bao, Biocat, no, noi abbiamo la, anche qui c'è l'offerta della ultima, quindi la segniamo per i nostri amicini. Qui il fresco cosa c'è? Vabbè, il fresco tanto io. Le mele mangio solo la Pink Lady. La carne guardo lì per lì, quello che mi serve. Dalla gastronomia più o meno, vediamo un po': pecorino, asiago fresco, caciocavallo affumicato, buono questo. Poi abbiamo Naturama. Pane morbido integrale, pizze, muffin, dolcetti vari. Arrivano i foodies. Infatti hanno ricominciato a dare questi aggeggini che ovviamente io do sempre alla bambina della mia amica. Qua c'è prosciutto, valdostana. Qui c'è la pasta senza uova e senza di mais, ma a me la pasta di mais non piace per niente. Proprio non mi piace. Voglio provare, ecco, se la trovo, magari una pasta anche alternativa, tipo pasta di canapa, di lenticchie, che costano uno stonfo, ma ne mangiamo talmente poca. Guarda, anche queste sono le olive della Polly, quelle in vaschetta, che mamma mia quante ne mangio di queste. Ora meno, ma d'estate nell'insalata quasi tutti i giorni. Poi Kinder cereali, anche il caffè Vergnano è buono, come marca. Bucaneve, sogni d'oro, succhi di frutta. Ecco anche qua ci sono tutte le offerte sulle cioccolate, però devo dire che il cioccolato marca proprio Esselunga è quello che preferisce mio marito perché non lo mangio e perché c'ha più nocciole praticamente. Ah, abbiamo finito anche il volantino dell'Esselunga. Adesso guardiamo quest'altro nuovo journal DM. Qui io sono che compro Drogerie Mart. Vediamo un po', l'altra volta c'erano delle colline molto carine. Allora, e questo l'hanno messo praticamente in centro a Montecatini, quindi non mi torna proprio comodo, soprattutto per una questione di parcheggio. Dolce & Gabbana, Monotem, questo c'è un pochino di robina Cabotin, di cosine di profumeria Hermès, sono tutte confezioni regalo suppongo. Al verde, ah, bellina, cosmetica naturale certificata. Ah, che carine queste qui, come Mary e Brad, sia regalo creme mani, relax d'inverno, doccia crema, lozione corpo e creme mani, cioè niente praticamente. Molto carine. Poi c'è l'erboristica, set regalo crema mani, set anche qua, balea, cocos e af, set regalo scrub mani, bamboo care, set regalo peeling cocco e bambù. Belline anche queste, molto carine. Poi abbiamo l'acqua di rose, linea erboristica, provenzali, set regalo di saponette, Veleda, Tesori d'Oriente, Equilibria, la maschera, la linea del carbone attivo.
Lavella, guardate, c'è il massaggiatore come quello che ho anche io. Qua abbiamo vari profumi, Just Cavalli, CK, ma questi qui no. Ora, quando avrò finito i profumi Avon, chissà, tornerò su altri profumi, ma andrò su profumi, suppongo, più di erboristeria. Qua ci sono tutte le cosine da uomo, set per la barba, regali per ogni giorno, Nivea, Tesoro d'Oriente, l'erboristica, oro di Baobab, doccia schiuma, crema corpo rigenerante. E questo, ah, mi sa che è dell'erboristica, no, non è dell'erboristica, l'ultimo che ho comprato. Set regalo, mandorla dolce, bagno doccia, crema corpo, cioè questo è veramente... Non che lo vada a comprare, però mi sembra un ottimo rapporto qualità-prezzo. Qua ci sono un po' di cosine da bambini. Tutta la bellezza della natura. Oh, cosmetica naturale. Ecco, in questo supermercato hanno tante linee di cosmetica naturale. Allora, al verde, struccante bifasico. Questo qua è finito il mio, quindi... Se ci faccio un salto potrei ricordarmi di prenderlo. In flaconi di plastica riciclata, cosmetici italiani formulati con aloe vera ed oli essenziali naturali e biologici, shampoo e balsamo, cioè hanno dei prezzi molto convenienti. Poi qui c'è l'Avera, acqua micellare su bioetic contorno occhi, bio vegan, skin food, bagno corpo, maschera capelli, al verde, deocrema, bergamotte, deocrema, ah, nel barattolino, ma guarda, burro corpo solido. Poi anche qui sono tutte naturali e bio, Nova Terra, zuppa di grano, alce nero, i fagioli, questi li ho comprati all'Ipercoop, perché ce l'hanno anche all'Ipercoop, alce nero, e li ho presi lì. Farro, che il farro è buono. Mi piace molto il farro fatto proprio con le verdure, così. Farro verde, orzo, anche l'orzo è molto buono. Praticamente sia il farro che l'orzo si cuociono un po' come il riso. Infatti lo si può fare anche tipo al risotto, sono molto buono. Soia. Qua tutta la linea di igiene intima. Cilli, aloe, saugella. Qua tutto pronto per le feste, carte regalo, eccetera eccetera. Allora, marchio DM, infatti questa al verde, che ha una linea praticamente al verde, Balea e Ebelin, sono marche di questa azienda, che io abbia capito. Cura viso 7 giorni, fiale, cura impurità del viso, siero anti imperfezioni, Beauty Effect, siero, contorni occhi e labbra, della Balea, non so, epilatore elettrico, siero volumizzante ciglia, crema giorno antirughe. I prezzi sono molto concorrenziali, devo dire. Però, non, allora, naturale al verde, questa Balea non so, sinceramente non riesco a capire e non riesco a vedere cosa c'è scritto in questo bollino piccino qui. Non credo che questo, che questa sia una linea più normale, però body lotion, lozione corpo, hanno un packaging molto carino per essere delle linee a basso costo. Al verde, shampoo alla malva, tutta la linea qua giù al miele. Ah, e abbiamo finito anche questo qua, che c'è nell'ultima pagina. Mascara L'Oreal a 5,95, Dove Neutro Med Aust Scottex, tutti i prodotti al 50%. È rimasto da guardare solo il giornalino della Coop, giocattoli a Dobby, dal 5 novembre al 3 dicembre. Vabbè, si dà una scorsa veloce perché tanto io non comprerò niente di queste cose. Le do. Mamma mia, quanti giocattoli. Ecco le Barbie, tutte le volte che vado a fare la spesa comunque le Barbie mi ci fermo sempre a guardarle perché mi piacciono ancora. Topo Gigio,
Oddio, quando ero piccola ero fissata con Topo Gigio, lo adoravo. La Lego, ecco, questi invece se li vede mio marito ci impazzisce. Lego Harry Potter, Torre di Astronomia di Hogwarts. Cioè Luigi proprio con la Lego ci va matto. Laboratorio, pennarelli, un sacco di giochini, motociclettine, macchinine e poi qua tutti gli addobbi di Natale, ma tanto io i pochi addobbi che ho mi bastano. Magiche atmosfere di Natale, Merry Christmas. Certo, anche qui se non passa sta situazione, voglio vedere come lo festeggeranno il Natale le persone. Qui abbiamo tutte le catene luminose, tutte le lanternine. Anch'io le luci che mi avevano mandato per una collaborazione le ho messe in una bottiglia. Ecco, le candele sono le uniche cose che mi interessano di più. Però col fatto che sono profumate e non so se danno fastidio a mio marito, anche queste non le compro. Bene ragazzi, spero che questo video vi abbia comunque intrattenuto, rilassato, anche se non è ASMR. E niente, ci vediamo in un altro video sempre qui sul blog. Oppure se volete video ASMR veri andate su Radio ASMR. Ciao tesori, alla prossima!